Allora, mi voglio scusare con tutte quelle persone che hanno visto il mio ultimo video intitolato Iliad e Mobile, un consiglio d'amico. Mi è stato fatto notare che l'audio era molto audio, quindi la musichetta sotto era troppo alta e copriva la mia voce. Io sinceramente risento sempre e rivedo i miei video e non ci ho fatto caso, almeno da PC questa cosa non mi sembrava, e invece riguardandolo dal portatile effettivamente questa problematica c'era. Quindi ho deciso di rifare questo video facendo un riassunto per far capire insomma l'argomento di cosa trattava, e colgo l'occasione anche di rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte. A tra poco. Riassumendo quello che dicevo nel video precedente, mi riferivo ai due gestori telefonici, quindi Iliad e Omobile. Visto che le due scadenze stanno per terminare, vi ricordo per Omobile il 31 luglio e per Iliad 200.000 altre SIM, quindi 200.000 utenti possono usufruire di questa offerta. Visto che queste due tariffe sono, insomma, le ritengo molto, molto buone per quello che offrono, allora ho pensato e avevo fatto un esempio per poterle sfruttare, quindi per non perdere magari questa occasione. Non sappiamo cosa uscirà dopo, fra qualche mese, le nuove tariffe, cosa proporranno tutti gli altri gestori, però non si sa mai nella vita. Allora, per non farsi scappare queste offerte, ho fatto un po' un paragone, nel senso, ho tirato fuori in ballo mia figlia, che gli voglio fare magari un regalo perché ne avrà bisogno eventualmente, quindi di usufruire di questi 30 giga e minuti limitati. Adesso ha una SIM a consumo, e siccome che sono gli unici due gestori telefonici che è possibile acquistare la SIM e poter fare la portabilità in un secondo momento, con un numero che magari abbiamo già in possesso. Se ne conoscete altri gestori che possono fare questo, lasciatelo nei commenti, ma non mi sembra. Visto che il regalo che voglio fare, il compleanno della figlia, è tra qualche mese, ho pensato magari gli regalo questa SIM. E mi sono domandato, ma se io acquistassi la SIM adesso, quindi prima dello scadere dell'offerta, io entro quanto tempo la posso attivare? E ripeto e ribadisco, ho chiamato i due operatori telefonici e gli ho fatto questa domanda. Iliad mi ha risposto che possono trascorrere, dal momento che io ricevo la SIM, possono trascorrere 3 mesi. O-Mobile mi ha risposto, l'operatore mi ha detto 30 giorni, quindi un mese. Ma già qui, mi riferisco a un vostro commento, mi è stato detto, dopo aver acquistato questa SIM, mi sembra di Omobile, gli è arrivata una mail ricordandogli di attivarla entro 60 giorni. Quindi è diverso da quello che mi è stato detto dall'operatore. Quello che io vi dico, me lo dicono gli operatori, non me lo invento io. E fate sempre una cosa, cercate, magari chiamate gli operatori, Iliad o Mobile, e sentitelo con le vostre orecchie. Magari ne risponde un altro, vi dice un'altra cosa ancora. Io non lo so, io vi riferisco quello che mi è stato detto. E si vede per l'appunto che già o Mobile ha detto due cose diverse. Naturalmente dovete tener conto anche della linea che avete nella vostra città. Quindi O-Mobile a Vodafone, Iliad per il momento a Wind, però attiveranno le loro antenne, quindi dal momento che attiveranno le antenne, non so, la copertura sicuramente sarà migliore di quella che c'è adesso, almeno si spera. Quindi fate anche questo ragionamento.
rispondendo a una domanda esattamente di Nickpe, spero di pronunciarlo bene, che saluto, che mi chiede: ma se prendo un'altra SIM, l'attivo, ma la ricarico dopo 4 mesi, che succede? Devo pagare anche i mesi precedenti? Assolutamente no, ma questo è quello che mi hanno detto loro. Gli altri gestori ti fanno pagare gli arretrati, diciamo, cioè tu per usufruire di quella di quell'offerta ogni mese tu devi pagare. Se non l'attivi non ti fanno telefonare, puoi solo ricevere. Se tu la dovessi riattivare, se sono trascorsi un mese, due mesi, con gli altri gestori, sto parlando, ti vanno a scalare tutti i mesi che tu non hai pagato. Con Iliad e Mobile no, ribadisco, chiamate sempre l'operatore, vi fate dare la conferma. Questo a me mi hanno riferito e io ve lo riferisco. Poi riguardo sempre a questa SIM, facciamo sempre un esempio, io non ricarico, quindi lui mi andrà con Iliad a consumo, con Mobile si fermerà, quindi non utilizzerò questa offerta. Nel momento stesso che io vado a ricaricare il cellulare e vado a coprire quindi il prezzo dell'offerta, 6,99€ di Omobile e 5,99€ di Iliad, riparte questa offerta dei 30 minuti, sms limitati, eccetera eccetera eccetera, dallo stesso giorno che noi facciamo la ricarica, cioè da quando nella SIM ci sarà il credito. Questo è sempre quello che mi hanno riferito, anche se ho visto online qualcheduno che si è lamentato che invece gli avevano fatto ripartire l'offerta, ma non è stata fatta ripartire dal giorno. Esempio, io mi scade il primo del mese, poi decido di non ricaricare, quindi andrò a consumo oppure mi si ferma l'offerta come o Mobile. Nel momento stesso che magari il 15 o il 20 dello stesso mese io vado a coprire il costo dell'offerta, mi deve partire da quel giorno lì, quindi dal 15 del mese. Alcune persone hanno detto che invece l'hanno debitati, però la scadenza in teoria doveva essere il 15 del mese successivo, invece hanno visto che era sempre del primo del mese, quindi c'è qualcosa che non va, è sbagliato. Poi mi sembra che hanno ricontattato, hanno parlato con l'operatore, questo parliamo di Iliad, e credo che abbiano sistemato. Se non parte da quella data lì, c'è qualche errore nel meccanismo, chiamate l'operatore e glielo fate notare e loro probabilmente sistemeranno. Questo è quello che mi è stato detto e riferito. Un'altra domanda, e questo mi ricordo perché ce l'ho sott'occhio, di Ciro, che saluto, mi chiede se con Omobile è possibile attivare l'offerta anche dopo il 31 di luglio, che vi ricordo che sarebbe la scadenza quindi dell'offerta di Omobile. Allora, secondo il mio punto di vista sì, cioè perché tu hai tempo, se poi è disponibile, che adesso ultimamente sembra che non abbiano non diano più queste SIM. Anche un altro commento che anche secondo me è probabile che sia giusto, che dicono loro limitano, quindi questa offerta avranno detto la facciamo solo per tot clienti e poi logicamente stanno centellinando le SIM disponibili online, e condivido anche io questo discorso, questo commento. Prendendo il discorso dell'attivazione dopo la scadenza, secondo me si può fare, perché tu l'acquisti, mettiamo il 31 luglio, naturalmente ti ci vorrà qualche giorno prima che ti arrivi la SIM, però tu l'hai acquistata entro il 31 luglio, quindi deve essere così. Però io sinceramente, come ho già detto anche negli altri video, cioè, facendo vedere o delle registrazioni, insomma c'è molta confusione, ma anche per tutti i gestori bisogna sempre
chiamare più volte, poi bisogna avere anche la fortuna di quella persona che magari ti dice la cosa esatta, perché ogni volta che noi ci parliamo uno dice una cosa, uno dice un'altra, poi anche qui insomma mi date la conferma anche voi, io dico una cosa e altre persone mi dicono no, guarda che a me invece mi hanno detto così. Quindi è difficile anche da questo punto di vista essere precisi, è per quello che io vi dico e ribadirò sempre, cioè io vi dico quello che mi dicono a me, poi se a voi vi dicono altre cose, anzi lasciatelo nel commento, così almeno siamo tutti aggiornati e sappiamo come anche pararci di dietro, quindi andando a informarci, magari registrateli, così se devono bisogna contestare qualcosa, dite guardate io ho la registrazione che mi avete detto così, e poi se la vedranno loro con i loro operatori. Bene, direi che sono giunto al termine di questo video, mi scuso ancora per il video precedente di questa incombenza, spero non succeda più, promesso. Niente, io continuo sempre a ringraziarvi, salutare i nuovi iscritti, i vecchi iscritti, tutti quelli che mi seguono, grazie per i vostri commenti. Grazie veramente di cuore, volevo solo ribadire una cosa, a me fa piacere anche se una persona su 100 mi ringrazia perché magari questo video gli è servito per risolvere qualche problema, anche solo una persona mi dice grazie, io sono felicissimo di averlo aiutato. E con questo concludo, vi saluto a tutti. E specialmente do un abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Teto.